Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, una messa votiva in onore della Madonna, perché oggi, come spero sappiate, 13 ottobre 2017 ricorre il 100° anno dall'ultima apparizione di Fatima ed è anche per la Chiesa la chiusura del Giubileo, ecco, legato al centenario appunto dell'apparizione di Fatima. Sapete, quest'anno ha visto come evento blu il 13 maggio, che è la data invece della prima apparizione della Madonna, la visita del Papa a Fatima con la canonizzazione dei pastorelli, che al momento sono i santi più giovani, tenuta davanti alla storia della Chiesa cattolica. Le letture di oggi, che sono quelle del giorno, non sono quelle scelte, hanno sembrano un eco del messaggio di Fatima, perché comincia il profeta Gioele, ce l'ha con noi veramente: se cingete il cilicio e piangete i sacerdoti. Tra le tante penitenze che facevano i pastorelli di Fatima, bambini di 7-8 anni si erano legati in una corda grezza alla vita e la portavano con il cilicio, e la Madonna non li ha ricoverati, gli ha detto di non esagerare, cioè li portava soltanto di giorno e non di notte, ma chiedeva queste penitenze riparatrici, era una parte del messaggio di Fatima, no? E poi proclamate un digiuno. La Madonna ha chiesto e chiede tuttora questo gesto ascetico, molti oggi lo stanno facendo, sapete che anche in Italia c'è stata un'iniziativa, diciamo, popolare, rivoluzionale, appunto un digiuno e un rosario che abbiamo recitato prima della Santa Messa insieme, appunto per chiedere a una Madonna che abbia misericordia dell'Italia, che anche l'Italia dal punto di vista di fede non sta più messa tanto bene con un tempo, e che ci aiuti tutti a ritrovare i figli dell'incontro e della comunione con Gesù, che non è altro che quello che la Madonna sta sempre dicendo dovunque vada, dovunque appaia, riconosciuto e non riconosciuto dalla Chiesa. Il messaggio è sempre lo stesso: chiede preghiera e penitenza perché le persone che sono lontane da Gesù possano ritrovare l'incontro con Lui, e ci tende la mano per essere lei stessa il tramite, la maestra, la madre che ci porta dal nostro unico Salvatore, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore Gesù Cristo, nei confronti del quale, come ci ricorda il Vangelo, dobbiamo fare una scelta perentoria e decisa. Questa mattina io sono stato in riunione con tutti quanti i sacerdoti e il vescovo, come capita una volta al mese. Un mio caro amico, vecchissima data, è venuto a fare una splendida meditazione, che poi il vescovo al termine ha ripreso dicendo: ah, sai Padre Massimo, le cose che si stavano dicendo, insomma, durante la meditazione mi sembrano un eco del Vangelo di oggi, evidentemente Sua Eccellenza ha celebrato questa mattina, dove Gesù dice: chi non è con me è contro di me. Nel senso che un cristiano non può stare mezzo mezzo, non possiamo brancolare nella timidezza, in una fede un po', a, come diceva la buon'anima di mia mamma, all'acqua delle rose, d'accordo? Quindi, ma sì, ogni tanto vado in chiesa, però non esageriamo. No, no, esageriamo. Gesù dice: attenzione, chi non è con me, cioè chi non ha fatto una scelta di campo chiara, ferma, risoluta, capace anche di assumersi delle conseguenze, capace anche di qualche sacrificio, capace anche di fare qualche rosario, qualche digiuno, non solo per sé ma anche per gli altri, sta ancora al di là, non sta in perfetta comunione con me, e corre il rischio addirittura, vedete, chi non è con me è contro di me. Qui questo Vangelo che abbiamo sentito oggi è drammatico, perché a Gesù gli dicono, a Gesù gli dicono che era amico di Beelzebul, questo Signore Gesù Cristo. Sapete chi è Beelzebul? Nella gerarchia dei diavoli si pensa che sia il numero 3. Voi sapete che all'inferno i padri della Chiesa chiamavano il diavolo la scimmia di Dio. Voi sapete che Dio è un trino, giusto? Sono le tre persone dell'Altissima Trinità, e ci stanno anche i primi tre nella gerarchia diabolica. Il primo è Satana, il secondo è Asmodeo e il terzo pare che sia Beelzebul, quindi è un pezzo grosso, d'accordo? Quindi è un demonio molto molto cattivo, e vanno a dire a Gesù, dice: ma tu scacci i demoni perché tu sei, tu te la fai con Beelzebul, vi rendete conto? Dire una cosa del genere, capite? Io mi fa sempre tanto pensare, perché voi sapete che ogni tanto capita che si sente dire di qualche prete, anche magari di chi parla, qualche pazzia, insomma, qualche cosa che un po' troppo forte, no? Uno poi si consola e dice: beh, insomma, se a Gesù gli hanno detto che era amico del Beelzebul, a me, insomma, proprio in questi termini, questo ancora non l'ho sentito, insomma, quindi non è andata un po' meglio, è andata, ma è una cosa grossa, che
capite? È brutta. E chi è che dice questo? Ecco, le persone che avevano nei confronti di Gesù un atteggiamento di ostilità, perché vedendo la sua santità e anche la sua coerenza e anche la sua fermezza, anche il suo parlare chiaro in certi discorsi, ne venivano lontani e quindi avevano una reazione di ribellione, ma anche quelli che stavano i rettentelli, insomma, gli indecisi della situazione, perché purtroppo succede così. Con il Signore, se tu non fai sul serio, presto o tardi mollerai, anche perché, io lo chiamo, c'è il fattore S, lo sapete il fattore S? C'è il fattore santo. Qui Gesù spiega che quando lo spirito immondo esce dall'uomo, non soltanto esce dall'uomo indemoniato, capito? Noi pensiamo subito all'indemoniato, quindi per carità, purtroppo sapete che queste cose esistono, ci sono, dobbiamo molto pregare per queste povere anime. Allora, che cosa dice? Quando lo spirito esce dall'uomo, attenzione, se trova la casa spazzata e adorna, quindi una casa ripulita, ma con le porte aperte, non blindate, e com'è che si blindano le porte? Le porte si blindano con una stretta unione a Gesù e Maria. Lo sai che fa? Mica si dà per vinto, ne via altri sette, ritorna, peggio dei primi. Questo vale sia per le possessioni diaboliche, ma vale anche per le persone, magari, capite che più grave della possessione diabolica, non vi scandalizzate di questo qui, questo lo insegna la Chiesa, non lo dice Don Leonardo, perché la possessione diabolica porta una disgrazia, dice. Voi sapete che ci sono dei fuori di testa squilibrati che vanno a scomodare gli agenti della magia nera e si fanno delle cose strane, delle cose che si appiccicano addosso, sono cose molto tristi, d'accordo? Quindi capace che uno si ritrova posseduto e non c'ha nessuna colpa, capito? Cioè, se si ritrova una cosa del genere, è come se fosse un tumore, è come se fosse una malattia. E il problema è che invece c'è un'altra forma di possessione, e io la chiamo la possessione volontaria, dove uno non strilla e non bestemmia, non fa le sfuriate che fanno gli ossessi, però non c'ha più la presenza di Dio nell'anima. E guardate che per avere questa possessione basta mancare messa la domenica, basta fare un peccato mortale, uno solo, capite? Uno. Quindi quando è che l'anima è adorna e spazzata? Quando fa una buona confessione. Però se tu hai fatto una buona confessione, però continui a barcollare, a brancolare con una vitarella un po' di qua e un po' di là, non pensare che stai tranquillo, perché il diavolo non ha la carica e ne torna con altri sette peggio di prima. Cioè, anziché quante ne fa uno di peccato mortale, fa sette, d'accordo? C'è il fattore S, purtroppo noi oggi abbiamo un pochino dimenticato questo aspetto della vita cristiana, che praticamente era molto chiaro. I nostri padri nella fede dicevano chiaramente: la nostra vita è un combattimento, noi siamo tesi tra Gesù che ci invita, ci chiama con dolcezza nel rispetto della nostra libertà, e invece il demonio che ci tenta, è violento, ci cerca di strappare, di tirare con la forza, però molte volte purtroppo l'uomo scioccamente gli dà il consenso. C'è questa dimensione di purtroppo non ci si può fare niente. Gesù è tassativo: chi non è con me è contro di me. Quindi chi non ha, come dire, fatto una scelta proprio di campo, scusate se mi ripeto, non sta con me. Quindi voglia di io sono cattolico, non praticante, vado a messa a Natale e Pasqua, se si preoccupava, io non mi vedo in chiesa, non prego, tutte queste cose qua. Non è così, capite? Noi siamo sempre tutti quanti, anche noi preti, questo oggi parlare di preti, siamo tutti quanti bravi a farci i nostri accomodamenti, le nostre cose, a aggiustarci un po' le cose come ci stanno più comode. Poi però Gesù con la sua chiarezza viene a dire: sta attento figlio mio, ti fa troppo illusione, o hai preso una scelta forte e ferma, oppure sta attento che stai in pericolo, perché il fattore S non ti lascerà in pace, tornerà alla carica. Se ti trova con la casa spazzata donna e chiusa e blindata, se ne va all'inferno da dove è venuto. Trova la casa spazzata, torna con le porte spalancate, entra e poi è un problema. Una volta che è entrato, sbatterlo fuori. Ecco, per questo, anche per questo abbiamo bisogno dell'aiuto e dell'intercessione della Madonna, che la serpe, anche serpe comincia per essere come Satana, se l'è messa sotto i piedi e viene in aiuto ai figli che a volte incautamente cadono nelle fespie, per liberarli da ogni tentazione, alla confessione, a liberare dal peccato, e anche la Madonna invocata dai nostri cari, preghiamo anche per loro, sacerdoti esorcisti, che io ho conosciuto qualcuno, insomma, fanno veramente una vita molto molto triste, insomma, che sono in prima linea del combattimento con
contro il demone, che hanno bisogno del sostegno e dell'aiuto della Madonna per vincere queste forti battaglie contro lo spirito del male. Noi non dimentichiamo che abbiamo battaglie meno appariscenti, meno spettacolari, ma tutti siamo chiamati a combattere contro la tentazione, a combattere contro la sua cattiveria e a vincerlo rinnovando quotidianamente la nostra fedeltà a Gesù, al Vangelo e la nostra devozione alla Mamma del Cielo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, 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 sì.